prima di tutto, come avete visto, è cambiata la formazione. Abbiamo cominciato molto bene e poi improvvisamente alla fine del secondo set abbiamo perso inopinatamente due giocatori. Purtroppo per motivi fisici, per infortunio direi. Poi il discorso di Samuele è un discorso che io non conoscevo, quindi a lui era già due giorni che aveva faticato a una gamba. Onestamente io non sapevo nulla e alla fine del secondo set lui mi ha detto che non era più nelle condizioni di giocare. E invece l'infortunio di Marra è stata su questa botta che ha preso alla rotula. Onestamente adesso non sappiamo quantificare l'entità dell'infortunio, però sicuramente abbiamo perso il libero in quell'azione finale del secondo set. Per due set Piacenza è sembrata essere assolutamente all'altezza, anche meglio in alcune situazioni di quella che questa sera diventerà capolista. Sì, io sono assolutamente convinto che noi abbiamo giocato una buona partita. Poi è chiaro che non è facile perdere due giocatori e ricominciare a giocare come se niente fosse, questo l'abbiamo accusato un po' di più dal punto di vista psicologico. E poi io ho scelto di far giocare la squadra che probabilmente anche dal punto di vista della grinta, della voglia di riuscire a fare il risultato, mi sembrava più motivata. Come hai impostato i primi due set, che sono parsi appunto molto buoni per mettere in difficoltà questa macerata? Beh, siamo riusciti sicuramente a mettere in difficoltà la ricezione, abbiamo staccato la palla dalla rete, abbiamo murato secondo me anche molto bene, abbiamo limitato i loro attaccanti e di conseguenza siamo riusciti a giocare la partita. Abbiamo visto dopo che andando un po' meno bene col servizio, la palla sempre in mano a Dragan, alla fine la partita era diventata molto più difficile e a muro cominciavamo a inseguire la palla. Adesso Piacenza comincia a girare un po' l'Europa in lungo e in largo. Adesso abbiamo una partita importante, intanto c'è da capire come saremo messi in questa trasferta, perché da quel che ho capito sicuramente Samuele è affaticato in questa gamba, quindi avevamo bisogno di fare qualche esame per vedere cosa che ha. Davide Marra mi sembra che sia, anche perché non è uno che finge assolutamente niente, è uno che tiene sempre duro, stringe i denti, l'ho visto veramente soffrire, quindi probabilmente l'infortunio c'è ed è abbastanza importante. Vedremo come riusciremo a mettere in campo la squadra, ma sicuramente cercheremo di fare il massimo per portare a casa la partita a Gabrovo.